Grazie, grazie Marino, grazie a tutti voi di essere qua, grazie a Stefano Paolino per l'ottimo evento che sta creando. Abbiamo sentito poco fa il sindaco Roberto Coppoletto, che non purtroppo qui in quell'imprevisto, ma ci saluta tantissimo e ci ha pregato di rappresentare degnamente. Io sono Marco Fazio, FCA Heritage, come ci chiamiamo adesso nella nostra nuova configurazione. Abbiamo pensato un piccolissimo programma di cultura per unire il bello all'utile in entrambe le accezioni. Quindi io chiederei al dottor Marino Parolin, che io chiamo Marino semplicemente non per scarso rispetto ma per l'amicizia che ci accomuna, di farci una piccola introduzione a quello che andremo a vedere per pochi minuti. Il benvenuto qui a Volvago, ed è perché io che arrivo da Milano devo parlare a Volvago, è perché per chi non lo sapesse è un benvenuto a casa mia, nel senso che io ho l'onore di avere la cittadinanza in questo paese, in virtù del decennale rapporto che unisce l'Alfa Romeo all'amministrazione comunale nel nome di Volvago, non quindi per meriti miei personali ovviamente, ma per la tradizione storica che ci unisce, che noi vogliamo portare avanti, coltivare e divulgare. Quindi, abbiamo detto, Volvago, chi era Volvago, cosa ci faceva qua, lo chiediamo al dottor Marino Parolin, detto Marino, che si alzerà adesso. Con Marco c'è un grande feeling. Allora, brevemente, penso che l'ingegnere Ugo Batto penso non abbia bisogno di presentazioni, diciamo è stato un grande uomo della Romeo e diciamo che l'uomo che Enzo Ferrari disse a Pier Ugo Batto suo figlio, all'ingegnere Ugo Batto è stato il mio maestro, quindi non ci potrebbe essere diciamo la Ferrari se non ci sarebbe stato Ugo Batto. Ma sarà molto brevemente una presentazione multimediale per non sottrarre spazio ovviamente agli altri interventi. Ho fatto una grande ricerca storica, iniziato nel 2003, allora con la Paglia della Sindaco Luogo, era molto gentile, poi passando il consiglio con Marco Fazio, poi ho fatto questo libro. E da lì il concetto di Volvago ha animato tutta questa ricerca storica in Volvago, un metodo direi rovesciando la cima fondo sul punto culturale. Direi che i grandi uomini che fanno parlare di se stessi stati tutti questi anni ci sono stati delle grandi menti. Per cui pregherei Luciano, anzi, vorrei un applauso, diciamo pizzolato, perché sono sempre qui. Io direi una breve presentazione multimediale di quello che ho fatto per lasciare spazio agli altri che mi hanno venuti, direi per introdurre un po' le motivazioni. Ringrazio molto il club Stile Alfa Romeo Rubi per averci dato l'onore per la seconda volta di essere con noi. Io spero di continuare il tempo questa manifestazione, magari ancora potenziando la Rubi. Grazie, siete grandiosi, fantastici, niente da dire. Grazie a voi. Della riorganizzazione dei vari stabilimenti produttivi e
e della progettazione e realizzazione del rivoluzionario stabilimento dell'Incontro. Nel 1929 è in Germania, alla NSU, per riorganizzare la produzione e ottimizzare l'azienda. Nel 1930 è in Spagna, per fondare l'industria nazionale dell'automobile Fiat Spagna. Nel 1931 è in Russia, per la realizzazione su incarico della RIV, del più grande stabilimento russo per la produzione di cuscinetti a sfera. Nel 1933 è l'Alfa Romeo, con l'incarico di far rinascere l'azienda. Riesce nell'impresa in 6 anni, portando l'Alfa Romeo ai vertici dei primati internazionali, grazie anche a piloti come Tazio Nuvolari. Negli stessi anni conosce e collabora con l'ingegnere Enzo Ferrari, che lo definirà il suo maestro. Nel 1939 progetta e organizza lo stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco. Si mise al lavoro e cominciò a cercare. Grazie alle sue ricerche, alla sua passione, alla sua tenacia e caparbietà, oggi abbiamo a disposizione un libro di eccezionale valore storico, che in 220 pagine, arricchite da 196 fotografie, descrive in modo completo e mirabile la vita umana e professionale dell'ingegner Ugo Cobbato. Non mancano delle preziose testimonianze, gli aneddoti, le curiosità e le riproduzioni di documenti storici fino ad oggi totalmente sconosciuti. È un'opera che mancava e che pone fine alla disconoscenza di questo straordinario italiano apprezzato in tutto il mondo. Quelli che hanno messo le mani nei motori che
ci fanno emozionare, quelli che hanno vissuto in prima persona tutte le vicissitudini di questa azienda, di questa enorme storia. Tra l'altro due di queste voci le abbiamo qui e quindi sarà un onore poterle poi introdurre e poterle ascoltare fino all'ora di pranzo, che sarà fra non molto, quindi non mi preoccupate, non temete. Allora Francesco, io ti chiederei, dovunque tu sia, sei lì, di spiegarci perché abbiamo dei quadri lì, spiegarci cosa hai fatto perché sei un pazzo come noi. Benissimo. Grazie per il pazzo, per il pazzo, per il pazzo, l'Erasmo nell'Odio della Follia. Bravo. E dunque, mi è venuta questa idea intanto a partire dalla mia passione per il rombo dell'Alfa Romeo che mi ha coinvolto fino da quando ero piccolo. Quando guardavo questi scudi particolari, quando guardavo queste macchine che sembravano dei leoni ruggenti, no? pronti allo scatto felino, ai semafori quando veniva il verde, no? Non c'era niente che tenesse dietro a un Alfa 2000, una Fetta, eccetera, una Giulia. E poi, con la mia esperienza giornalistica, editoriale, sono venuto a contatto attraverso il club Alfa con il qui presente Giuseppe Casiraghi. Parlando con lui è venuta l'idea di raccontare emozioni, cioè di dare voce a questo popolo Alfa Romeo attraverso racconti di vita, con l'intento di porsi la domanda: ma che cos'è questo Alfa Romeo? E quindi di cercare una risposta a che cos'è questa passione, ma perché, quali sono le caratteristiche degli appassionati, cioè che cos'è che ci lega tutti quanti intorno a questo che non è semplicemente un mondo automobilistico, sarebbe riduttivo, no? Ma è proprio un sogno, è un virus, come dice il buon ingegner Pasquale Oliveri, questo virus che ti entra nel sangue e che non esce mai più e che ti impone di vivere questa passione rosso alfa, per citare Elvira Luoco, qui presente, che ha dedicato la sua vita all'archivio facendo un lavoro importantissimo per tutti i collezionisti, per tutti gli appassionati che hanno bisogno di conoscere quali sono i dettagli, le caratteristiche. Ha fatto un lavoro storico importantissimo di riorganizzazione dell'archivio dell'Alfa Romeo. E qui presente Casiraghi, che invece ci porta un'esperienza unica, perché lui è stato in Sud America, è stato in Marocco, ha provato tutte le macchine, è stato capo collaudo e quindi nel libro che abbiamo scritto ci racconta il vissuto, l'emozione, ma non solo il vissuto delle emozioni di guida, ma anche tutte le situazioni che si connettono a questo mondo. E quindi episodi come in Sudafrica, quando capitò un episodio di apartheid, perché là era il periodo dell'apartheid e c'erano i neri, venivano esclusi, e invece lo facciamo raccontare a lui. E quindi lascio poi la parola a loro, ma ci tengo a dire che questo progetto si lega a un progetto d'arte anche, perché l'artista Alfonso Manguone, quotato artista, sta realizzando 33, un numero non a caso, 33 quadri che interpretano in modo così espressionistico la forza e la passione Alfa Romeo. E quindi qui abbiamo la Giulia, abbiamo la GTA che sono presenti sulla copertina del libro, e poi ha fatto appositamente per questa giornata, ha preparato il duetto, un duetto veneziano con uno sfondo improbabile di un rialto, così un ponte di rialto espressionista. Un grandissimo artista, qui presente il fratello, e faccio veramente i complimenti perché ha dato vita a un senso estetico che penso che sia dentro tutti i nostri cuori. Vi ringrazio e lascio la parola a Giuseppe Casiraghi. Grazie mille, Francesco. Ecco, sì, lo sbattiamo di una mano. A conferma che veramente uno di noi, io sei partito stamattina da Carrara alle 3 della notte.
Ovviamente per tutte le situazioni inerenti al libro e i progetti da lui, che sarà molto contento di interagire con voi. Si è detto Spider, duetto, 50 anni fa veniva presentata la Spider più bella del mondo, che ha mantenuto la sua storia, il suo fascino ineguagliato fino quasi ai giorni nostri, qui fuori ce ne rendiamo conto. Ah, Francesco Nuto con la 75, questo è il primo. Quindi, la colonna portante della storia, della storiografia di Alfa Romeo, colei che ci ha permesso oggi di avere una mole di dati organizzati che ci invidiano veramente non solo i marchi italiani ma anche stranieri, è Elvina Ruota. Ci racconterà questa mitica storia che ha fatto sognare prima Pininfarina e poi tutti noi. Ho fatto un casino, scusate. Questo funziona? Questo microfono? Okay. Ci mancherebbe, io mi pongo in ascolto. Il duetto, nato per invertire i fasti della celebre Giulietta Spider, che per un decennio era stato il sogno di molti automobilisti italiani. L'Alfa Romeo, dopo la breve parentesi non molto fortunata della Giulia GTC, che fu prodotta solo un anno, si trovò nella necessità di introdurre una nuova scoperta che fosse all'altezza della sua progenitrice. Per la base meccanica si scelse il pianale dell'Alfa Romeo Giulia, opportunamente accorciato, mentre il motore è noto 4 cilindri di albero da 1006, in grado di sviluppare una potenza di 109 cavalli e spingere la vettura oltre 180 km/h. Lo stile della carrozzeria fu affidato a Pininfarina, che diede origine alla famosa linea definita osso di seppia, caratterizzata da muso e coda arrotondati e dalle fiancate svasate. Le coperture trasparenti sui gruppi ottici anteriori ne accentuarono le linee curve, rendendo la vettura inconfondibile. Il percorso evolutivo dalla maquette realizzata sul figurino di Franco Martirengo al prototipo definitivo venne costantemente seguito da Giovan Battista Farina, che fece apportare e in alcuni casi apportò personalmente decine di piccole modifiche ai lagerati, giungendo al capolavoro formale rappresentato dal duetto. Nella sua prima versione fu presentato nel mese di marzo del 66 al Salone di Ginevra e fu l'ultima vettura nata sotto l'egida del famoso carrozziere torinese, che morì poche settimane dopo la presentazione della vettura al pubblico. Per dare un nome fu indetto un referendum internazionale dal titolo "Ecco il nuovo Spider, dategli un nome, diventerà famoso". Ad Arese in quelle settimane arrivarono 140.000 cartoline con i nomi più svariati e fantasiosi, in grande maggioranza italiani, ma con qualche tentativo proveniente anche dall'America. Tra tutti questi, i vertici dell'Alfa Romeo scelsero appunto Duetto, quello proposto dall'ingegnere bresciano Guidobaldo Trionfi, scomparso nell'86. Proprio nel cuore cittadino, qualche settimana dopo, arrivò un duetto nuovo fiammante che gli era stato consegnato ad Arese dal presidente Giuseppe Luraghi. Era il premio messo in palio dall'Alfa Romeo perché avesse battezzato una delle più belle Alfa Romeo di sempre. Una vettura che per diversi anni rappresentò l'orgoglio di Trionfi nei suoi spostamenti bresciani e non solo. Peccato che una merendina Ferrero lo utilizzasse già questo nome e ottenne dal Tribunale di Milano l'uso esclusivo, per cui solo i primi 190 esemplari se ne poterono fregiare, in quanto l'Alfa Romeo fu costretta ad abbandonare, almeno in via ufficiale, questo nome, che si affermò comunque nell'uso comune e ancora oggi identifica le quattro generazioni di Spider, entrando nella storia col nome di Duetto. L'allora responsabile delle relazioni esterne dell'Alfa Romeo, dottor Camillo Marchetti, e il dottor Giorgio Colombo, sua interfaccia alla Pininfarina, organizzarono la presentazione più chic che sia mai stata fatta ad una vettura, con una crociera sulla turbonave Raffaello, varato ai cantieri di San Marco di Trieste. La nave salpò l'11 maggio e mentre filava 27 nodi sull'Atlantico, sul suo ponte Lido, i passeggeri provarono come su una pista
tre Spider destinate ad una mostra promozionale di prodotti italiani organizzata dalla Filmeccanica a New York. Dopo una sosta a Cannes per l'annuale Fiera del Cinema, la Botonari sbarcò in America e fu un successo strepitoso, ma rendendolo famoso fu Dustin Hoffman nel celebre film Il Laureato. Nell'immaginario dei giovani americani anni 60, il duetto divenne simbolo della dolce vita, edonismo allo stato puro, immagine di giovani professionisti dal gusto impeccabile, ribellione elegante alla controcultura hippie che guidava sgangherati furgoni Volkswagen. L'originale Spider 1006 del film fu acquistato da una società di corse automobilistiche nei primi anni 70 e modificato diventò auto da corsa infilando gare su gare e su circuiti della costa occidentale. Non aveva perso mai neanche la voglia di arrivare. Come una vera diva non si fermò al Laureato, recitò a modo suo nel compromesso di Elia Kazan con Kirk Douglas e Faye Dunaway, in Domicile Conjugal di François Truffaut, in Poliziotto Canaglia con Jean-Paul Belmondo e Marie Laforêt, ma anche in TV dal commissario Derrick a Romanzo Criminale. Senza dubbio, lo Spider in tutte le sue versioni ha saltato al massimo, sia in termini di prestazioni, sia in termini di eleganza e di forme, un'immagine già unanimamente riconosciuta a tutte le vetture Alfa Romeo. E il suo appeal non accenna a svanire, anzi, infiamma generazioni vecchie e nuove, venendo tuttora scelta come spalla in film o in pubblicità, come ulteriore dimostrazione del suo ascendente sul pubblico. Può essere considerata a pieno titolo un mostro sacro dell'automobilismo. Allora, grazie per questo contributo e capirete anche qual è la mia emozione di poter sedere allo stesso tavolo di relatore con la signora Bocco. Per chi conosce la mia storia professionale sa quanto possa e anche quanto la mia vita da professionale sia legata a questa signora. Lei che adesso ha vissuto la passione dell'Alfa Romeo in prima persona, lavorando nell'Alfa Romeo, facendo la grande e adesso frequentando gli artisti, è cambiata la passione, sono cambiati i sentimenti verso un'azienda e verso una casa produttrice di vetture, sono cambiati gli artisti, oppure la passione è sempre la stessa, quindi noi possiamo portare delle spine oppure delle brera come vediamo oggi, ma parliamo sempre la stessa lingua. Io penso che parliamo sempre la stessa lingua. Per me la passione è aumentata, perché io non credevo, sono 10 anni che ho lasciato l'Alfa Romeo. E pensavo insomma di vivere di ricordi, invece adesso vivo l'attualità, perché sono sempre invitata dai clienti, ci vado volentieri, ho una pagina Facebook, sono in contatto con tanti artisti nel mondo, la mia passione non è diminuita, anzi è aumentata, e mi piace tanto stare con i giovani, poter trasmettere un po' di notizie storiche e poi anche un po' anche di passione, perché bisogna saperle anche raccontare le cose con il cuore, non soltanto leggere le parole. Io spero di fare questo quando sono insieme agli artisti, ecco. Beh, grazie, penso che adesso abbiamo tempo poi. Dopo sicuramente, perché per non giusto per poi arrivare in tempo, sì, no, con rammarico devo congedarla. Bene, secondo ultimo ospite di questa mattinata è quello che ha portato ai livelli che noi conosciamo i motori e le vetture che noi amiamo. Nasce in Libia, arriva, sicuramente, e quindi questo già la dice lunga sui suoi viaggi, arriva in Alba nel 62, fa parte di quella generazione di collaboratori che guidavano con il culo, perché quelle erano le sensazioni che solo chi aveva un talento particolare poteva apprendere e poteva trasmettere poi al settore tecnico e dire cambiate questo, cambiate quello. Se, come dicevo prima, le nostre Alfa Romeo ci fanno sognare, ci fanno emozionare, ci fanno fremere e palpitare il cuore, è grazie a persone come Giuseppe Carigliani.
Pensate che leggendo il suo contributo nel libro si vede una cosa bellissima, che il collaboratore che sbagliava gli veniva data come punizione il non poter andare avanti a farlo meno, perché quella era la cosa più brutta, essere privati del piacere di guidare la vettura dei sogni. Ed è sicuramente una prerogativa di poche persone fortunate, nelle quali grazie al cielo posso scrivere anche il sottoscritto, che fanno della passione il proprio lavoro. Ci racconterà sicuramente di come ha vinto l'apartheid molto prima di Nelson Mandela in Sudafrica, di come si è rifiutato di pagare una tangente alla polizia brasiliana, di come ha recuperato la macchina su un albero. Le mie buone parole tintinano come un cembalo di fronte a quello che ci può arrivare a contare il zero, quindi lascio a te ovviamente la parola. Nel libro c'è tutto quello che ha detto Marco, non vi sto a raccontare tutto il libro, se no è inutile comprarlo, però insomma, diciamo, sinteticamente dal vivo, io sono stato 10 anni in Brasile, 8 anni in Sudafrica, 4 anni in America, ho girato il Marocco per quasi un anno, tra la Fiat e Alfa Romeo, sono stato negli Emirati Arabi, insomma ho girato il mondo per grazie all'Alfa Romeo. Devo anche ringraziare l'Alfa Romeo perché mi sono formato grazie a queste cose qua. Ho imparato le lingue, ho imparato a stare con la gente, ho conosciuto la gente e li trattavo a pari. Io per me non c'era distinzione. Cioè, basta che era bravo e faceva quello che doveva fare, per me era bianco o nero, non mi interessava. In effetti in Sudafrica avevo la responsabilità, oltre che dei collaudi, anche della qualità. E avevo dei... Scusa, mi permetto. In Sudafrica, cioè tutte le nazioni che lui sta nominando sono legate alla produzione dell'Alfa Romeo, non è che lui era lì a fare rappresentante, ma c'erano degli stabilimenti produttivi che o montavano le vetture o producevano specifici modelli solo per il mercato, come vedevamo anche in Brasile. Scusa. In Sudafrica montavamo tutte le vetture che montavamo in Italia, dalla 33 all'Alfa Sud, alla Giulietta, alla Spider, alla Sprint, insomma, tutte in Sudafrica. In Brasile invece no, era la macchina per il Brasile, era prima il 2000, poi il 2150 e poi ultimamente il 2003. Questo era solo per il Brasile. E in Sudafrica, stavo dicendo appunto, avevo oltre al collaudo, avevo anche la qualità uscente. Avevo 5 persone che andavano nel fornitore a visitare il materiale prima che venisse in fabbrica, lo controllavano, se tutto andava bene lo mandavano in fabbrica. In fabbrica c'era il magazzino, un capannone, e avevo un capo che era di colore. E avevo questo qua, la scrivania in mezzo al capannone c'era questa scrivania. E lui era lì, poveretto, si districava tra i propri che passavano di qua, di là. E il giorno dico, senti, ma cosa fai in mezzo lì? Dice, non posso andare in ufficio. Come? E non ci sono i bianchi in ufficio. Bianchi. Adesso prendi tu e dei tuoi uomini, prendi la scrivania e la porti là. E ma dopo li mandi da me. Questo ha fatto lui, ha preso la scrivania, ha portato in ufficio. E lì è rimasto. Alla sera arrivano i 5 che erano in giro dei fornitori, hanno visto lui nell'ufficio e dice, ma dice, tu cosa fai Paolo? Cosa fai qua? Dice, guarda, io... Ma casiraggiamente di venire qua, io sono venuto qua, adesso la gente con lui. Vengono tutti 5 da me. Io come arrivo, che c'è? C'è qualche problema? Avete problema con il fornitore? No, tutto a posto. Ma avendo visto che c'è buono in ufficio, cioè, perché qual è il problema? Ma tu sai, perché è nero? Sai che qua in Sudafrica c'è la parte. In Sudafrica sì, in Alfa Romeo no. In Alfa Romeo comando io, qua. Tu fai quello che dico io. Lui fa quello che dico io, senza parlare, zitto e mosca, così è e così resta. Nessuno più ha parlato. Ci vedo il mio esempio, anche gli altri dell'Africa, eravamo in Sudafrica, eravamo una quindicina, e anche loro erano i neri con loro, no? Come dipendenti. Però io avevo i neri in officina che avrei voluto avere, giuro, guardi. Più neri che bianchi, perché i bianchi erano tutti supervisor, e io dicevo di che? Dei neri. A me non mi serve quello, mi serve un capo, non supervisor. Ti raccontavo prima faccio che avevo bisogno di un capo officina,
avevo uno in italiano che se n'era andato, avevo un altro capo officina. In fabbrica non c'era nessuno all'altezza di fare il capo officina della qualità. E allora avevo messo sul giornale un annuncio che cercavo un capo officina. Si presentavano e dicevo tu che mistero fai? Allora io sono supervisor. Di chi è? Dei neri, dei neri. Io ci dovevo peccare, non supervisor. Morale della storia, alla fine si è presentato un ragazzotto che aveva 25 anni, questo qua è sudafricano, e mi fa, senta, guardi, io ero militare, ho finito militare un mese fa, però guardi, io sono meccanico, però riparavo le moto nell'esercito, non le macchine, riparavo le moto. Cioè, beh, se riparavo le moto, dico, so, non è che guarda la moto alla macchina, lì c'è due pistoni o uno, qua ce ne sono quattro, magari sei, magari otto, comunque la cosa più o meno, vedo che serve in fare la pura. Certo, ma c'è una cosa, guarda, io ti provo. Vieni in officina, vieni là, preso un po' di mattina, vediamo un po' come vai. Se sei in gamba, io ti assumo. Infatti, l'ho portato in officina io avevo un motore smontato per fare lezione ai dealer, no? Motore, un cambio. Poi ho detto, cominciamo a montare questo motore qua, il motore di una Giulietta. Lui si è messo dietro senza che io gli dicessi niente a fare quello che doveva fare. Dico, vostri, questo va, che cosa? Certo, guarda, si chiama Foster. Finita la giornata, ho detto un po', facciamo una cosa, adesso vai che qua il personale che io ti assumo. Mi assumi, sì. Infatti l'ho assunto ed era, guarda. E poi si è, diciamo così, si è raffinato ulteriormente, perché venivo giù con l'autore, vedo giù Guido Moroni, sapete chi era Guido Moroni? No, quella dottore della Favore, veniva giù a provare le macchine con me, aveva bisogno di fare, dovevo fare delle prove di legittimazione in pista, dovevo preparare la macchina con tutte le termocopie, ma chi lo fa? Lo fa lui, ma è capace, che è capace, sì, come no? Ma voi dite, certo, basta che dico cosa deve fare, e lo fa, infatti, ho preparato la macchina e ora mi fa, uè, ma tu sai che è proprio in gamba, per dire. Anche se scuro. Anche se scuro, no. Adesso, basta, perché sono qua, lì ma non parlo più. Beh, però, una cosa bella è che parlando del Brasile, voi sapete che nel servizio segreto britannico gli agenti 00 sono quelli che hanno le licenze di uccidere. E in un paese come il Brasile, dove il limite di velocità è a 100 km/h, loro devono provare le macchine a 200-240 e quindi avevano una licenza speciale. Sì, sì, perché dovevano fare macchine per la Germania, le famose Rio. Lì è dovuto cambiare la propria di compressione perché in Brasile la benzina è scarsa di velocità, avremo 7,2 di compressione, dobbiamo portarla noi a 1 per come la Germania. E allora bisogna della benzina specifica. Allora la Petrobras, che è l'Eni brasiliana, sono andato a chiedere se dovevo fare questa prova, bisogna una benzina di 180. E la Petrobras mi dava la fornita. Solo il problema della velocità. Io avevo la pista in fabbrica, ma è una pista piccola, corta, non potevo fare tutto quello che volevo fare con la pista, dovevo fare strada. Ma in strada c'era il limite di 100 all'ora. E io 100 all'ora che ci faccio la birra con queste macchine qua. Allora vado alla polizia. Allora la polizia chiedo sempre cosa, guarda, io lo sto facendo. La Fabio brasiliana sta facendo delle vetture da portare all'università. Devo portare in Germania, all'università dell'automobile. Ti rendi conto? Sì, ecco. E allora io 100 all'ora non ci posso andare avanti più di 100 all'ora. Devo essere libero di tirare sulla strada con la macchina. Certo, guarda che a San Paolo la Volkswagen, la Ford, la Mercedes, la BMW hanno la libertà di circolare con la prova. Ah sì? Mi informo, sei informato, c'hai ragione. Allora la faccio anche a te. E mi ha dato il permesso per circolare qua. E così tira, mi fermo la polizia, vado a cercare la polizia per vedere se funziona la cosa. Vado a cercare la polizia. Vado a cercare, non c'è lo scritto, se no. Le faccio vedere se funzionano. Allora le faccio una strada e facevo in prova. Arrivo in cima, c'era una camionetta della polizia ferma, mi ha visto arrivare a manetta, chiama quelli più da basso, dice guarda, mi sta arrivando una macchina che sta andando forte, dai, ferma, dai. Infatti scendo più in cima, arrivo là davanti, c'è tutti i cavalletti stirati, c'era con me il capo dell'officina meccanica, no? E mi fa, non c'è resta, se non ti preoccupare, non c'è resta, no? Infatti mi fermo, esce il comandante con la rete con tutti i gradi, mi fa, dice, senti, io ti devo sempre stare la macchina e arrestare, addirittura, cioè, perché cosa fa? Non mi ha fatto nessuno, no, ma
ma detto quello là che vieni giù come a rotta di collo, chissà quanto darci, guarda, il cosa di notte sono staccato, ce ne sono i contagiri, avevo 5.000 giri, più o meno. Intanto arriva quello che era di sopra, finalmente col camicino arrivato, con il buco tutto tremante, e mi dice, sì, lui. Cioè, ma senti un po' cosa vuoi? Dice, adesso ti lascio la macchina qua, cioè, tu non c'è proprio niente qua. Qual è il problema? È andare fuori, ah sì? Aspetta, tiro fuori. Leggi qua, qua c'è scritto. Ah, macchine con le targa prova sono esente da rispettare le limiti di velocità. Firmato comandante, sai chi è questo qua? È il mio capo, l'ha detto lui. Ma dice, io sono d'accordo. No, io sì. Mi piace andare. Sono andato. Da allora, la polizia... Insomma, ci sarebbe tante cose da dire. E ci racconti per favore di cosa avete fatto, di quante cose avete fatto con la 164 prima di deliberarla per farla entrare in commercio? 164 siamo stati prima in Marocco, 4 mesi in Marocco. Dal mese di marzo fino al mese di fine giugno, luglio. Avevamo 4 percorsi, percorso in deserto, percorso in montagna, percorso al mare, insomma. E facevamo 400 km al giorno. Quando eravamo in deserto 4 ore, alla fine sono stati veramente, mi diceva, avete fatto un bel lavoro, le macchine sono andate bene, non ho avuto problemi, nessun problema, a parte qualche cristallo che si rompeva per i sassi. Però abbiamo trovato il sistema per non romperli. Bastava arrivare con una mano sul volante e la mano sul dietro. Sì. E non lo sapevo, si è arrivato chi? Pensa a te. E io avevo detto, con una mano, poi una mano, che fare? La mano sul dietro. E lui diceva, no, per non rompere il cristallo, devi fare così. Perché tu metti la mano lì, non so io se è reazione, vedi reazione che è. Se batte il sasso, il cristallo non si rompe. Infatti, non ho più rotto un cristallo. Forza miseria, tante volte. Proveremo a mostrare anche noi. C'è stato solamente il primo giorno, intanto che si segue il deserto, non so che c'era un'acqua, non so che roba era, vedeva i metri lucidari, si è buttato in picchiata, ma si è buttato alla presa di una macchina. Allora ho fatto la fotografia, l'ho mandata a Milano, guarda qua cosa succede, la stessa spagna. Non sono più sassi, ma questi qua, c'è un bombardiere qua che si può vedere. Però non c'erano più il cristallo, perché non ho portato il cristallo di scorta, no, il cristallo di scorta non ce l'avevo, c'era tutto, c'era un motore, il camion, ma il cristallo ce l'avevo. Andando mandando dall'Italia un cristallo tutto imballato per cambiare sulla macchina, se no rimaneva fermo. Insomma, grazie mille, grazie mille. In questa tua carriera a 240 all'ora sempre tutto giù, c'è stato un momento che hai detto, forse qui ci non torno a casa. Sì, no, sono passato in mezzo a 2 cavalli. Una 2 cavalli Citroen o 2 cavalli di Citroen? 2 cavalli che facevano la strada. E c'era Bonini insieme a me. Ero Bonini, maschera e basso, meccanico. A Rio de Janeiro non c'avevamo la pista per fare le prove di velocità. Era un rettilineo a Barra del Tijuca, fuori Rio, che era lungo 3 km. Le velocità che facevamo lì, avevamo il chilometro marcato. Per fare un chilometro ci vuole 2 km di lancio. Per fare un chilometro poi di effettivo. E quello era tutto 3 chilometri. Noi partivamo la mattina presto per evitare la polizia e andavamo questo rettilineo qua, mettevo giù il paletto per il cronometro e cominciavo a provare. Un giorno tocca a me girare, Colina aveva già girato, toccava a me. Allora io trovo una finestra, partiamo. Ora arriviamo, c'era un ponticello, dal ponticello vedevo la base se era libera. Il chilometro che dovevo fare, se era libero. Infatti io sul ponticello, il chilometro libero, allora via, su. Quando arrivo già, un cavallo mi attraversa la strada. Dietro quel cavallo c'è un secondo cavallo. E io in piedi, non potevo fare più niente, non potevo anche frenare. O vado fuori, io non so dove vado a finire, o ci faccio niente. Il chilometrista ha cominciato a urlare. Cioè, non posso frenare, io dico, non posso frenare, se freno. Il problema è che il giorno di vista
No, ma ti dà con te. Adesso dobbiamo rifare, e lui fa, no, io con te basta. Allora è venuto da carico con me, è venuto un povero basso, è venuto lui con me a fare le telefonie, poi che volevo abbiamo fatto. E Bonini anche lui fa, porca, si è passato, e c'è tutto. Bruno, non hai fatto bene, ci passare, fa bene a passare, e così. Carico, se ci passi, vai. E non c'avevo via d'uscita, perché a sinistra c'era la sabbia, quindi rotolava qua. In mezzo c'era il cavallo, adesso c'era le piante, Bruno non vai. Ci passo, via vado. Il cavallo si è andato un po' per sicuro. Ecco, l'orecchio assoluto è quello che contraddistingue i veri musicisti, quelli proprio eclettici e poliedrici. Uno come Giuseppe, che si è fatto la carriera di 140 ore, però con la lava e prestava anche camion, che fa parte della nostra storia per meno. Allora, io quando ero in Libia lavoravo con la Shell, lavoravo in deserto con la compagnia petrolifera, no? E guidavo il camion. Vengo in Italia e vado a militare mi mandano negli Alpini. Negli Alpini, siccome facevo il meccanico di mestiere, mi mandano alla Cicchignola a fare il corso di meccanico. E ho fatto il corso di meccanico alla Cicchignola. E mi hanno dato la patente C. Io avevo la patente C, D, l'avevo tutte le patenti, però ero libico, non ero l'italiano, non potevo guidare l'Italia. L'avevo anche fatto dal consolato a tradurre, però non avevo avuto il tempo di farlo. Allora succede che quando in Italia, dopo aver fatto la scuola alla Cicchignola, mi mandano al reggimento e vado in officina a lavorare. E lì c'era da riparare il campagnolo, c'era una matta, raccontò la prima faccia la matta. E c'era il camion da riparare. Poi dovevo portare il camion in montagna alle manovre, il carro officina. C'era, io ero un settavo lancia, c'era il busone, mi ricordo che la settavo lancia il busone. C'era la motrice, si erano detto i ricambi e le chiavi dinamo mietiche. Nel primo volta c'era l'officina vera e propria, c'era il torno, il trapano, la saldatrice, la bola, tutto quello che serviva, l'officina completa. Poi bisognava portarlo al campo, sto al campo, e da autisti del reggimento dicevano, io col cane di morte non è mai guidato, non si può. Viene fuori che io da civile guidavo. E gli dicevo, sì, io guido però non ho la patente. Come c'è la patente? No, c'è la patente militare, che è la C, non posso guidare di morte, solo il cane, non di morte. Allora ti faccio prendere l'aria, va bene. Mi mandano a Varna, a fare l'esame. Prendo il treno, vado a Varna, c'è un tenente che dice, ok, io mi metto su sull'82 fila. Comincio a guidare, se no non sai guidare, no? Scendi. Se guidare la campagnola, non so. Non fai lo spiritoso, no, non faccio niente. Se guidare il cane, non lo so. Prendere la campagnola, mi porta in un bosco. Era il mese di novembre, c'era tutto il mondo, c'era più la parte. Volevo passare un dosso. Allora mi metto la ridotta, se no non sai guidare neanche la campagnola. Oh, buongiorno. Allora, faccio vedere io come si fa. Cosa ha fatto questo qua? Ha fatto la retromarcia, è andato a dire in mezzo al bosco con tutte le piante. Ha riscaldato la campagnola, la terra, tutto quanto, ha parlato per la mia. Ma se non so guidare, non devo dire. Brutto Pirlo, la parola. Si è accorto dagli altri, brutto Pirlo. Vabbè. Vuoi la storia della torre di casella, non si dico, guarda, è successo così. Così. Ah no? E ma chi è? Non lo so chi è. Va bene, se non c'è problema, adesso vai. Fai l'esame da civile, poi ti diamo il permesso, il governo ti dà il permesso di guidare un camion militare, perché non è che posso guidare il camion per la patente civile solo con un permesso dal colonnello. Vado a fare l'esame, danno la patente, giustamente, e il colonnello mi fa il camion. Chi è? Vado con il camion rimorchio, usciamo dalla caserma, prima tappa, Bolzano, Varna, chiede che sia Varna, combina, sarà già l'etichetta per prima lì. Allora io dico, ma non so, però ma mi guarda, ho già detto. Ha capito che ero, è andato come una lepre. C'è stato un periodo di tempo in cui l'Alfa Romeo montava qui in Italia alcuni modelli della Renault. Com'è stata l'esperienza con la Dauphine? Allora, al portello c'era una convention con la Renault, ma fra montava la Dauphine e la R4.
Allora, chi arrivava al collaudo, il mio capo collaudo era il cavaliere Bidotti. Lui mi diceva, ricordati che la prima cosa che abbiamo fatto, la prova l'ha fatta lui, l'ha fatto salire sulla Giulietta, siamo usciti in strada, però io gli davo la mia maniera. Al rientro mi dice, ma dai ma tra, in milanese, ma ti hai guidato il camion? Sì, ma perché guarda, c'è la prima il volante, sì. E io dico, no, ricordati che il volante va usato come un chirurgo usa il bisturi. Hai capito? Le mani lì devono stare. Dice, adesso non ti preoccupare che ti faccio vedere come si fa. Infatti mi ha fatto imparare dai collaudatori come si faceva. Però ai primi tempi del collaudo, quando arrivavi là, ti davano solo due fil e reno. Tutti i santi giorni erano due fil e reno. Mi sei vestito due fil e reno. Macchine che erano veramente... E c'era le belle Giulietta, c'era la Giulia, la GTV, c'era le Spagna, c'era di tutto lì. E c'era la Bufina e reno. Ah, ma arriverà questo tempo che alla fine, dopo tre o quattro mesi di gavetta, mi dice, mio capo, mi dice, senti un po', dai, a partire da oggi, dai, comincia con la Giulietta. Mazza, non mi sembrava vero. La Giulietta, sì. Però, sì, ma vai tranquillo, infatti. Poi ho cominciato con la Giulietta, e dentro la Giulietta si è arrivato tutto il resto, con la Giulietta, la Giulia, la CTV, la Spagna, tutto quello che la famiglia faceva. Però allora il tempo non credo, dovrei fare il mazzo su quelle macchine lì, c'è poco da fare, per imparare. Perché il collaudatore è un mestiere che non c'è una scuola. Non c'è, vado a scuola di collaudo, non c'è scuola di collaudo. O ci sei o non ci sei. O sei capace o sei. Perché loro ti giudicavano da quello da come guidare, da come. Noi facciamo vedere, però deve essere tu le cose che ti dicevano che in pratica sì o no. Per esempio quando ti stai in macchina. Raccontavo loro prima la storia di Moroni. Un giorno un collaudatore è entrato in fabbrica, in reparto, e ha portato una lettura che c'era davanti, ha toccato dentro. Guido Moroni gli fa il dialetto. Ma lui me la catrà, lui la sa no che pedale deve essere quello del freno. Insomma, in effetti la Dauphine era una macchina un po'. Era una macchina nostra. Io ho avuto modo di, io che sono un pilota, però l'autore è famosissimo, ho avuto modo di guidarne una in una strada in campagna e ho iniziato a mettevo le mani, secondo me quello fosse, perché sembrava sempre la stessa. Arrivo in curva, scalo una mano senza sapere quale fosse, imposto la curva e la macchina appunto per continuare a dritta, dritto, dritta serenamente, perché infatti davanti, c'era niente, c'era niente davanti, c'era il serbatoio e basta. Allora ci mettevo detto 50 kg di sabbia per tenerla giù, perché sennò non stava giù veramente. Anche a me provare in pista, a parte la pista del portero, tu non l'hai vista mai. No, no. La pista del portero era una strada che era all'interno, ciotolata, insomma, era un casino. Però le due curve che c'erano era un disastro, perché effettivamente tu la mettevi di qua che andava di là, perché non c'era controllo. Era non stava in strada, non stava ancorata, diversamente abituata con, non so, con la Giulietta, con la Giulia, la curva da imposti, come la imposti. La puoi correggere, però ti permette la correzione. Qui no, se sbagli là, qua non vai fuori. L'ultima battuta su Umberto Agnelli. Umberto Agnelli è venuto allora in Brasile, perché dicevo anche con il comando prima, anche con l'Elvira, la Foromeo comprata dalla Fiat, è cominciata in Brasile, la storia. Perché la Fiat non poteva entrare in Brasile, c'era una convention con la Volkswagen, si era diviso il mercato sudamericano. La Fiat in Argentina, lui pensava che l'Argentina era meglio del Brasile, e la Volkswagen in Brasile, solo che l'Argentina è fallita, perché era in Sardegna, la Fiat giù la Sardegna. Ma in Brasile lo potevo vedere perché la Volkswagen non faceva venire. Tramite l'Alfa Romeo che faceva il camion, faceva un camion, è entrata con la storia di fare il camion lei, il posto nostro. E l'Alfa Romeo ha ceduto la fabbrica alla Fiat. Allora, dopo un anno che viaggiava tra macchina e camion, arriva Umberto Agnelli. Umberto Agnelli viene a visitare la fabbrica che aveva in Brasile, ormai era suo di loro. E mi dicono, mi dirà che senta, c'è qui il dottor Agnelli, lo so, prepari una macchina da portarlo in pista, fargli fare la macchina, ma non c'è problema. E allora ho preso una macchina delle mie che ci hanno date. No? Sono andato sulla pista a aspettare che arrivasse il portiere, un po' arriva il portiere,
macchinario, arriva lui e il capo della Fiat mi presenta e mi dice, lui è il casinario, il capo quello dell'Alfa Romeo. A lei di Alfa Romeo, e c'era solo appunto Alfa Romeo. poteva sbagliare. E quella dottore della Romeo, sì. Non perché sa, so che quello della Romeo non ha una buona nomina, sono dei bravi piloti. Cioè, ci riflettiamo, magari, insomma. Beh, adesso ne vediamo una all'opera. E infatti faccio fare il primo giro, normalmente. Primo giro concludo, faccio una spandata controllata, niente di che, un po' di gomme, un fumo di gomme. Secondo giro, testa coda. Terzo giro, dopo testa coda, non so io. Alla fine rifaccio giro, mi fermo, un'altra spandata, scende, mi dà la mano e dice: siete tutti così bravi, no, c'è anche di meglio. È stato contento delle, anche i suoi accoliti hanno apprezzato che insomma che la macchina era quella che era e insomma che noi eravamo all'altezza della situazione, grazie. Basta. Adesso beh, lasciamo un po' le vostre sì, non potete dire, ma è che c'è mi fanno più segni minacciosi più no, lasciamo ai colloqui privati con Giuseppe e chiedetevi cosa pensate. Io ringrazio il professor Buona per aver portato le monete nuove, grazie per il supporto.